Io vorrei cominciare questo incontro leggendovi un brevissimo brano tratto da Il pane di ieri, un libro di Enzo Bianchi. La cucina è la palestra d'esercizio di tutti i sensi, perché è soprattutto in essa che si impara fin da bambini a distinguere il buono dal cattivo, il duro dal tenero, il dolce dall'amaro. La prima esperienza che noi abbiamo fatto del buono e del cattivo è passata attraverso il cibo, così che per tutta la vita usiamo queste due categorie per definire persone ed eventi. Perfino nel campo della morale, il parametro con cui indicare ciò che è bene e ciò che è male si rifà alla distinzione primordiale tra buono e cattivo. Non potevano esserci parole più efficaci per introdurre il tema del cibo proprio come grammatica dell'etica, perché il cibo è libertà, come ci insegna Carlo Petrini, che ha dedicato proprio al tema cibo e libertà un recentissimo libro da Giunti. Il cibo anche cura, il cibo è condivisione, il cibo è cultura. Il titolo dell'incontro, da loro il nostro pane quotidiano, è stato voluto dai nostri due ospiti, Enzo Bianchi e Carlo Petrini, e non è difficile capire perché. Oggi nel mondo ci sono 800 milioni di persone che soffrono per fame o malnutrizione, non ricevono il pane quotidiano, una cifra scandalosa che viene accolta poi dalla comunità internazionale senza particolare indignazione. Carlo Petrini giustamente paragona questa questione, lo scandalo della morte per fame, a quello che era la schiavitù all'epoca nell'America di Lincoln. Nonostante la Costituzione stabilisse il principio dell'eguaglianza fra gli uomini, poi il sistema economico e il sistema sociale era fondato sulla schiavitù. Oggi succede lo stesso con la fame nel mondo. Tratteremo questi temi con due personaggi che hanno profili distanti, diversi. Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, e Carlo Petrini, però le loro biografie sono in qualche modo incrociate e il cibo in qualche modo è un terreno di incontro fra questi due personaggi. Enzo Bianchi ha dedicato al cibo un bellissimo libro di memorie, di riflessioni filosofiche ed etiche, appunto Il pane di ieri che abbiamo citato prima. Carlo Petrini ha dedicato al cibo la sua vita, facendo poi un'operazione rivoluzionaria, perché ha caricato la gastronomia di un valore politico. La gastronomia è diventata il centro di una visione politica, sociale, economica che è per molti aspetti dirompente, e le associazioni che lui ha fondato, Slow Food, Terra Madre, sono delle reti che raccolgono poi questi mondi alimentari sparsi nel pianeta. E sono mondi alimentari che oggi rischiano di essere così spazzati via dall'omologazione delle industrie alimentari. Entrambi poi sono piemontesi, addirittura forse sono nati a distanza di qualche collina, mi dicevano, Monferrino Bianchi, Langarolo Petrini, e credo che anche il radicamento in questa l'origine contadina in questa terra di vigneti sia stata importante per la loro formazione. Dice Bianchi: il contadino Monferrino Langarolo da sempre osserva un comandamento inciso nei solchi: ama la terra come te stesso, amala anche se lavorarla è duro. Infatti nel loro rapporto col mondo contadino non c'è mai l'elegia, restituiscono la durezza, la fatica di questo mondo. Per entrambi la cucina è il luogo dell'incontro fra cultura e natura, e per entrambi la cucina è il luogo dell'incontro tra diversità, e le diversità, vedremo, sono un filo che attraversano il nostro racconto. Io comincerei proprio da Petrini, il diritto al cibo. Lei l'ha scritto anche l'altro giorno su Repubblica. Questo diritto è sancito, un riconoscimento giuridico, però viene disatteso nell'indifferenza generale. Manca la volontà politica, ma perché manca la volontà politica, Petrini? Beh, perché manca la volontà politica in certe parti del mondo è anche determinata dalla volontà di mantenere intere popolazioni sotto il giogo della violenza da un lato e anche della dipendenza dall'altro. Se noi parliamo oggi di Africa e vediamo il fenomeno dell'accaparramento della terra, quello che si chiama land grabbing, e che negli ultimi 5 anni ha avuto una
crescita esponenziale, stiamo parlando negli ultimi 5 anni di 80 milioni di ettari che sono stati comprati a prezzi ridicoli con la complicità di governi disonesti da Cina, India, Emirati Arabi, grandi multinazionali per produrre biocarburante, comunque per produrre cibo non per gli africani ma per i paesi che rappresentano. Ora, in Africa non esiste un istituto che peraltro da noi ha solo 3 secoli di vita, che è il catasto, che Napoleone impose a tutto il nord Italia. Quindi la proprietà delle terre è determinata, l'uso delle terre dalla tradizione. Le popolazioni portano i loro armenti sui luoghi dove lo portavano i propri padri, i propri nonni. E lo stesso è l'agricoltura in Africa. Non c'è un diritto di proprietà, c'è un uso della terra. Dall'oggi a domani queste popolazioni sono proprietà di, si vedono levare il diritto a coltivare, a portare i loro al pascolo i loro greggi. Ecco, questa è una violenza incredibile. Che genera sconquasso, che genera disperazione e genera anche il fenomeno che in quel continente lì è il più vergognoso, il più evidente, che è la morte per fame e la malnutrizione. Ecco, noi dovremmo avere questo quadro di violenze, va bene, perpetrate sotto una forma che è neocolonialismo e che per certi aspetti è più violento di quello precedente. Dovremmo averlo bene nella nostra coscienza, specialmente quando vediamo questa moltitudine di popoli che scappano perché non hanno altra alternativa, non hanno altra soluzione. E magari, come italiani, ricordarsi ogni tanto che in quello stesso mare dove loro oggi muoiono, una volta morivano i nostri nonni, perché il 6 di agosto del 1906, nel Mar Mediterraneo, sulla costa vicino a Cartagena, affondava il bastimento Sirio. 420 morti, donne, bambini, tutti della provincia di Cuneo, Asti, Alessandria. 420. Ecco, questa era l'Italia che andava verso le Americhe, che soffriva non tanto nelle nostre colline, perché nelle nostre colline con la miseria ma si riusciva ancora a mangiare, ma in pianura si moriva per pellagra, polenta, polenta e solo polenta. Quindi questa è la riflessione che dobbiamo fare rispetto a questa ingiustizia, ecco. E il fatto che da almeno 50 anni dichiarazioni ufficiali delle Nazioni Unite parlano di diritto al cibo come elemento dirimente e la governance internazionale non è in grado ad oggi di risolvere questa vergogna, che la FAO ci dice ha un suo costo, ma quando seguiamo il costo che propone la FAO per risolvere il problema della morte per fame, quel costo è risibile rispetto a quanto spendiamo per armamenti, per sistemare i bilanci di alcune banche dove sono stati operati magari latrocini o cattive speculazioni. Il costo per risolvere della morte per fame che la FAO chiede alla governance internazionale è estremamente inferiore a quei costi lì. Tutto questo avviene perché? Perché non c'è sufficiente indignazione anche da parte delle persone. Abbiamo come una sorta di assuefazione, che questa situazione ci passa, la vediamo per televisione, ogni tanto quando c'è qualche carestia facciamo qualche operazione, e lo stesso poi peraltro
lo stesso risvolto in questi giorni lo stiamo vivendo con l'Ebola, no? Certo. Ma sarà mica mai possibile che il mondo non riesce a mobilitarsi e che anche noi che abbiamo una realtà straordinaria di italiani che sono là a testimoniare, magari missionari, ma penso fra tutti al mio amico Gino Strada, che vedi questi reportage. Ma sarà mica mai possibile che Emergency è un'associazione italiana? L'Italia dovrebbe essere orgogliosa e sostenere questa spedizione. Sono là in una capanna con tutti messi lì all'interno. Ma ecco, questo fino a quando non c'è sufficiente indignazione, responsabilità, mobilitazione, direi che questo sì. non sarà risolto. Ed è lo stesso fenomeno dello schiavismo, identico, perché l'affermazione che la schiavitù era insostenibile era scritto nel trattato fondativo degli Stati Uniti d'America nel 1766, eppure solo il 13° emendamento del 1873 ha estirpato lo schiavismo. E se teniamo conto che a livello planetario lo schiavismo, così come è finito nella prima metà del Novecento, questo significa che ci sono voluti 300 anni di affermazioni, di dichiarazioni, di principio regolarmente disattese. Io spero che il tempo non sia così lungo e così biblico per risolvere il problema della morte per fame. Lei dice giustamente, è più facile voltare la faccia dall'altra parte. Diciamo che c'è un personaggio della scena pubblica che non ha voltato la faccia dall'altra parte, ed è il pontefice, Papa Francesco. Fin dall'inizio del suo pontificato ha ammonito: non possiamo girare la testa dall'altra parte, ma non si è limitato a un monito morale, ha anche aggiunto: invito tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano spreco di cibo e cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. Enzo Bianchi, che cosa ci ha detto il Papa? Che in fondo noi siamo parte del problema. Noi siamo parte del problema. Questo, secondo me, è la consapevolezza che dovremmo avere. Ha ragione Petrini a dire che non c'è indignazione di fronte a questo problema dell'ingiusta distribuzione delle ricchezze, per cui alla tavola del mondo ne partecipano pochi e la maggioranza è esclusa, con quel numero di quasi un miliardo che vive in condizione in cui si fa sentire la fame o di povertà estrema. Però credo che bisogna dire che prima ancora dell'indignazione il problema è di educazione, il problema è nostro, come siamo educati. E qui vorrei dire alcune cose. Quando si parla di sobrietà come qualcosa che deve essere insegnato a chi si affaccia alla vita del mondo e alle nuove generazioni, noi non siamo capaci di dire che sobrietà non è rinuncia, ma è semplicemente presa di distanza dall'eccesso. Ora, nelle tradizioni della sapienza, io penso soprattutto alla tradizione monastica, uno dei capitoli che si ritrova in tutte le regole viene intitolato già in latino, 4 secolo, De mensura cibi, la misura del cibo. Non è solo questione di mangiare come si mangia, anche questo, certamente sono io attento a queste dimensioni, ma innanzitutto c'è un problema della misura del cibo. Noi viviamo in una situazione in cui c'è una bulimia acquisitiva e una vertigine consumista che non ci permette più di avere il rapporto esatto tra noi e il cibo. Questa è una situazione che, se noi non riusciamo a mutare a partire dall'educazione,
Noi continueremo sempre, come per la schiavitù, a avere delle leggi che affermano che è finito, ma la schiavitù continua ancora anche ai nostri giorni, in una forma nuova, perché poi chi decide non è solo la ricezione di una legge, ma è una ricezione che faccia cambiare la mentalità, la maniera di accostarsi al problema. Io certamente non sto lì a darvi delle cifre, però ve ne dico semplicemente alcune che tutte le volte che io le vedo sui mass media mi creano un senso di rivolta, ma soprattutto di dire: c'è questa consapevolezza nella gente? Tutti i dati ci dicono che in Italia noi buttiamo via, sprechiamo 180 chili all'anno di cibo. 180 chili, pari a 450 euro. E mi fa impressione che un paese come la Germania, per dire come il problema di educazione, in realtà ne butti via soltanto 66, praticamente la metà, e la Francia 78. Allora c'è anche davvero un rapporto con il cibo da noi in Italia che mostra questa diseducazione alla misura. Gettare il cibo, questo avviene facilmente, e io conosco anche i meccanismi. Si vuole avere il frigorifero assolutamente pieno per ogni evenienza, poi i cibi scadono, perché in realtà questa è la bulimia acquisitiva. Vogliamo acquisire, avere presso di noi molto di più di quello che realisticamente consumiamo. È chiaro che una volta sono scaduti tutti gli alimenti che mettiamo nel frigorifero, dallo yogurt alle altre cose, e poi li buttiamo. Ora, una generazione come la mia, non per andare al passato verso il quale non ho certo idealismi, ma per dire semplicemente come l'educazione allora la faceva la penuria, la fame, i limiti delle cose che si disponevano, ci avevano insegnato che buttare il pane era peccato, la maniera del dopoguerra per dire attenzione, è una cosa molto grave buttare il pane. Ma voi sapete che a Milano ogni giorno si buttano 180 quintali di pane. E non si trova, sì, si potrà trovare una forma per ridistribuirlo, visto che ci sono tanti luoghi in cui accedono i poveri che hanno bisogno. Però il problema, secondo me, è davvero più radicale, è di educare i cinque sensi. Quando Simonetta Fiori introduceva il nostro dibattito, al di là della lettura di una mia pagina, ma ricordava come l'educazione che noi abbiamo avuto a dire questo è buono e questo cattivo si accompagna con la nostra esperienza del cibo. Alla mamma, la quale ci mette una pappa in bocca, alcune volte impariamo poco per volta a dire no, 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 cattivo, cattivo, sì, 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 buono, fino a chiederlo. Ma buono e cattivo poi diventa una categoria etica, una categoria morale. Però in tutto questo, che diventa una struttura per il nostro collocarci nel mondo in mezzo agli altri, io mi chiedo quale educazione ai sensi. Perché la prima cosa del rapporto col cibo, per avere consapevolezza, per aver rispetto, per non sprecarlo, è un'educazione dei sensi. Io mi permetto sempre di dire un piccolo aneddoto per dire dove sono stato educato ai sensi. Certamente a casa. E ho imparato che una cosa, quando la si deve mangiare un cibo, innanzitutto la si guarda. Poi, certamente la si porta verso il naso, l'odorato e l'altro senso. Poi noi la tocchiamo, infine la gustiamo. Ma, ad esempio, non mi avevano mai detto che era così importante anche l'udito nel cibo. Sembra che l'udito non c'entri nulla, salvo che mangiate dei grissini. Allora lì si sente un po' di rumore. Ma quando da giovane sostai presso i Tuareg
alcuni mesi in Marocco, alla sera a un certo punto si beveva una specie di liquore, di acquavite fatta con dei datteri, e a un certo punto si brindava in francese. E il capo carovana mi disse: ma tu sai perché si fa un brindisi? Ma dico, per dire evviva, per dire via la vita. E lui mi spiegò, mi disse: no, pensaci bene, ma l'unico senso che resta fuori quando bevi o mangi è l'udito. Battendo insieme i bicchieri, anche l'udito vi partecipa. È veramente molto sapiente. Cioè, è con tutto noi stessi, col nostro corpo, coi sensi, che noi esercitiamo il rapporto col cibo. Di lì viene fuori la consapevolezza e il rispetto. Altrimenti, assuefatti a tutti, non più capaci di discernere il cibo, non più capaci di vederne l'effetto di una fatica, di una storia, noi alla fin fine mangiamo senza consapevolezza, senza rispetto e senza pensare il destino che il cibo ha, che è sempre qualcosa di nostro. L'intelligenza del titolo dovuto alla Simonetta Fiori di questo nostro dibattito è: dacci oggi e da loro il nostro pane quotidiano. In ogni caso, il pane, il mangiare, è sempre al plurale, è nostro, non è mai mio. Petridi, Enzo Bianchi ha dato dei dati sullo spreco nei paesi occidentali. Io, leggendo il suo libro Cibo e Libertà, sono rimasta colpita dai dati dello spreco mondiale, perché lo spreco caratterizza non soltanto i paesi dell'Occidente sviluppato, ma è un problema anche del sud-est asiatico, è un problema anche dell'Asia. Lei ha coniato questa spreconomy, un'economia fondata sullo spreco. Sì, dobbiamo essere coscienti che l'analisi di questo sistema alimentare deve essere attenta e anche responsabile nel denunciarne la sua, mi verrebbe da usare una parola forte per certi aspetti, la sua criminalità. Perché? Perché è il sistema alimentare che genera questo spreco. Enzo diceva, faceva il paragone dello spreco italiano rispetto allo spreco tedesco. C'è un elemento vero, ma c'è un altro elemento, che questo sistema alimentare è basato sul fatto che il cibo ha perso valore, valorialità, è diventato sempre di più merce. Commodity, dicono gli inglesi, commodity. Quindi la domanda che tutti si pongono è: quanto costa, non quanto vale. Dietro a quel prodotto io non vedo l'economia di un territorio, della gente che lavora, che la trasforma, eccetera, eccetera. Vedo solo ed esclusivamente il prezzo. Il prezzo, per essere adeguato, deve essere basso e quindi bisogna produrre di più. Quindi chiediamo sempre di più alla nostra terra madre perché dia sempre di più. Negli ultimi 120 anni, con l'inserimento della chimica, i nostri terreni sono diventati sempre più compromessi e negli ultimi 20 anni è stata messa più chimica dei 100 anni precedenti. Questo sta generando una perdita di fertilità dei suoli. Se avete ancora occasione di parlare con qualche anziano, chiedete com'era la fertilità dei suoli o come se la ricorda rispetto a quello che diceva suo padre. La risposta è sempre uguale: erano più fertili. Perché questa pretesa di pretendere sempre di più dalla terra madre genera perdita di fertilità e genera anche la scarsità di acqua, che diventerà nel breve, medio periodo, non sto parlando tra 100 anni, ma tra poche decine d'anni, uno dei principali problemi delle guerre. Già oggi, se vogliamo capire il conflitto tra Israele e Palestina, dobbiamo vedere
la tensione che c'è per utilizzare l'acqua del Rio Giordano, che nell'iconografia classica, me lo ricorda Ezio, va bene, del Gesù, ma oggi se Gesù dovesse andare a fare il battesimo nel Giordano non si bagna neanche i garretti, ma non c'è più niente, non c'è più l'acqua. Allora, questo è un sistema che non sta in piedi. E allora arrivo a dire dove c'è quella spreco in più che lui individua e che non è solo nella cattiva educazione. Nella mia terra, in provincia di Cuneo, è 2 anni che non raccogliamo le pesche. Le lasciamo marcire sulle piante. Perché? Perché costa di più raccoglierle che venderle. Eppure quelle pesche lì, io vedo che arrivano derrate di pesche dalla California, va bene? Attraversano i continenti, prodotti massivi, bassi costi. Quelle pesche lì fa parte di quei 180 kg al giorno, eh? È parte dello spreco quella roba, certo, lì. Parliamo qui di questa nobilissima terra. Ma qui abbiamo uno dei... perché poi dopo il bello è la contraddizione, lo dicevo già stamattina, è che tutti diventiamo aulici nel parlare del Made in Italy, come siamo bravi, sto Made in Italy, che meraviglia. E poi inizia il rosario, il parmigiano reggiano. Io penso che qui questo pubblico appena tocco sta corda, il cuore va su, ma il parmigiano reggiano è in profonda crisi. Si stanno chiudendo i caselli, si chiudono le stalle. Il prezzo del parmigiano reggiano è, molte volte, è meno caro di una mozzarella di bufala. Ma sapete cosa vuol dire tenere stagionare una forma di parmigiano reggiano invece la mozzarella che dopo pochi giorni in vendita? Allora cosa significa? Che quell'educazione alimentare necessita di essere riportata tra le persone con quella sapienzialità della cultura contadina che aveva un legame con il cibo, aveva un concetto di valorialità. Io mi ricordo mio nonno, quando finiva di mangiare, quasi automaticamente raccoglieva dal tavolo le briciole. Era un gesto così. Nel meridione d'Italia, quando il pane cadeva per terra, si prendeva e si baciava. Adesso siccome è merce. Quindi, educazione, e il nostro paese, prima di farsi vanto e orgoglio del Made in Italy, deve pensare a educare i giovani delle scuole, negli asili. Perché? Perché quel cordone ombelicale di conoscenza che la nostra generazione riceveva dal padre o dal nonno si è reciso. E allora ben vengano, e mi risulta che anche qui ci sono orti nelle scuole, ben venga l'educazione alimentare nelle scuole. Straordinarie le maestre di questo paese che, a dispetto di un sistema di insegnamento che non legittima quel tipo di insegnamento, mettono in piedi gli orti e magari realizzano quella coesione sociale con i nonni che vanno nell'orto con i nipoti. Questa è una forma di educazione. Se vogliamo ritornare ad essere protagonisti contro lo spreco, dobbiamo ridare valore a quello che si fa. E un bambino che segue queste buone pratiche sta persino realizzando un fenomeno meraviglioso. Nel senso che torna a casa e gli dice la mamma: ma perché hai comperato le fragole che non ci sono ancora nell'orto della scuola? Dove l'hai prese quelle fragole? Che la madre deve dire. È un processo educativo, anche questo, di ritorno alla stagionalità. Ammesso che il cambiamento climatico ci accompagni da questo punto di vista, perché qui mi sa che farò per non dire cose troppo ovvie, non ci sono più le stagioni, va bene, eh? Diciamo una cosa vera, che questa è vera, che quando noi vediamo i disastri dell'assetto idrogeologico del nostro paese,
Tutti parlano di opere non fatte, ed è vero, ma nessuno parla che abbiamo distrutto una civiltà contadina che nel suo DNA praticamente le piccole famiglie contadine preservavano gli ecosistemi. Nelle mie Langhe si diceva, penso che anche dalle tue parti, no? Quando pioveva troppo portavano l'acqua a spasso, perché i contadini facevano dei rivoli e prima di arrivare nel canale l'acqua la facevano girare. Oggi l'acqua scende giù, la cementificazione non ha più senso, continuiamo a cementificare questo paese prendendo suoli agricoli. Bisogna dire basta al consumo di suolo agricolo, sennò il made in Italy alimentare è una fuffa. Tra le cose che sicuramente vi uniscono, vi avvicinano, c'è questa insofferenza nei confronti di un'ideologia mercatista che riduce tutto a valore mercantile, tutto a valore economico. E siamo due comunisti. Lo so, chiediamo a Enzo Bianchi se si riconosce in questo. Sicuramente nella nostra società non c'è più spazio per il dono, anche nelle relazioni individuali è difficile trovare quelle azioni, no? Für ewig, che non siano libere dal tornaconto personale. Questo vale naturalmente per la relazione tra i popoli. Che cos'è l'arte del dono, Enzo Bianchi? Come riusciamo a esercitare questa pratica così lontana dal nostro mondo? Ma lei, Simonetta, pone due problemi molto gravi. Il primo è proprio questa nostra incapacità a vedere nel cibo qualcosa che viene prima del suo valore economico, che è il significato che porta con sé, che è addirittura la storia che porta con sé. Il cibo è sempre qualcosa che viene prodotto mai soltanto dalla natura, perché è finita l'economia dell'uomo, quella della caccia. L'uomo, da quando coltiva, in realtà cambia la natura in cultura e di conseguenza ogni cibo non è neanche più soltanto natura, è la storia. Noi abbiamo questa consapevolezza. E di nuovo, tornando al problema dell'educazione, io a volte vedo alla mia tavola dei giovani che non sanno distinguere le verdure, si domandano che cosa sia, perché arrivano, non hanno mai mangiato un cardo, non sanno distinguere gli spinaci dalle erbette. Ma è una cosa che io mi dico, ma com'è possibile che nel rapporto col cibo ci sia questa mancanza di conoscenza? E non solo la conoscenza per individuare eventualmente un cibo dall'altro, ma poi la storia dietro un cibo. Quando noi, permettetemi di dire, apriamo una scatoletta di tonno, ci rendiamo conto da dove viene quel tonno? Dal mare, da un lavoro dei pescatori, e poi che c'è tutto il lavoro dell'olio d'oliva, di quelli che lo mettono, degli agricoltori, di chi quest'olio d'oliva ha spremuto. Cioè, ogni cibo che ci arriva sulla tavola, si tratta di avere la consapevolezza e di stupirci di come è potuto arrivare a noi con quella cultura, perché nulla in realtà arriva a noi come natura, è tutto in qualche punto. Quindi ci vuole una consapevolezza, un rapporto con le cose che io vedo non c'è più, non ci si stupisce, ma anche la mancanza di stagionalità nella frutta, per cui noi mangiamo ogni momento dell'anno dai pomodori alle albicocche e altre cose. Questo poi non ci stupisce. Ah, ma com'era qualcosa che arrivavano, le ciliegie arrivavano a maggio, le albicocche arrivavano a fine giugno, luglio? Cioè, quella stagionalità era rispetto anche coi tempi, entrare con le stagioni della terra.
Noi invece neghiamo tutto e non ci meravigliamo più. Infatti non si dice più neanche di fronte al cibo che ci arriva la meraviglia, il grazie interiore, ma semplicemente a quelli che il cibo han prodotto e han permesso che arrivasse fino a noi. In questo senso vorrei dirvi, da monaco e da credente, che il pregare prima dei pasti, non pensate che fosse fare qualcosa per cui si doveva ringraziare Dio perché altrimenti lui si incazza. No. In realtà il problema è proprio di una presa di distanza. È la stessa cosa per cui noi monaci iniziamo il pasto in silenzio, almeno. Perché si tratta davvero di pigliar consapevolezza che mangiamo, che ci sono dei cibi, che c'è chi l'ha preparato, ai quali va il nostro ringraziamento, ma nella preparazione non è solo quella prossima della cucina, è tutta una trafila che lui ha fatto per arrivare a noi e ci dovrebbe rendere meravigliati. La seconda problema che lei apriva è quella del dono. Significativamente io ho scritto lo scorso anno un libretto sul dono, perché da un lato viene da dire ormai non c'è più possibilità per il dono. Tutto è nella logica do-des, tutto con lo scambio, tutto calcolato come valore, e sovente, ahimè, sì, lo vedo che questo è avvenuto. Che tristezza quando sento qualcuno che dice dobbiamo invitare a cena il tale, la tale, perché ormai ci ha invitati lui. Ma, insomma, non è che a un certo punto si invita a cena semplicemente perché l'altro ci ha invitato e bisogna di nuovo ristabilire nello scambio una specie, non lo so, di uguaglianza. Ma il dono è questa azione eversiva che io faccio, perché pone la gratuità. Nega la legge della reciprocità assoluta entro cui stanno chiusi gli uomini. Il dono ha una forza senza fine, è veramente eversivo. Io do a te non perché tu dia a me, ma eventualmente perché tu dia agli altri. Dove il dono ha questa forza distributiva, di moltiplicazione, ma non nel contraccambio, ma perché si diffonda nella società la cultura del dono. E voi sapete che il dono è quello che esprime la gratuità, è affermare contro la necessità che noi uomini siamo capaci di azioni gratuite, ma è una delle realtà che ci distingue dal mondo animale, la gratuità, che loro non conoscono. Noi ci siamo umanizzati imparando la gratuità. Quando abbiamo a un certo punto capito dal cibo che ci dava nostra madre e i nostri, che non ce lo davano perché noi ricambiassimo loro amore, non cibo che non eravamo capaci, ma perché abbiamo visto la gratuità di qualcuno che voleva che noi vivessimo, che noi potessimo crescere. La gratuità è quella che oggi manca, ma non solo a livello, oserei dire, personale nel nostro quotidiano, perché non siamo più capaci. Sovente si ragiona, sì, io faccio un regalo, questo me lo contraccambierà. Glielo faccio a Natale, lui me lo darà per la Befana. E qualche volta sento dire, quest'anno non ci ha dato niente, quindi neanche noi siamo tenuti a scambiare il panettone o la bottiglia. Io lo sento, perché ho buone orecchie. Ma allora questo vi dice la logica assurda del dono. Anche il dono di Natale, che poteva essere una cosa in qualche misura in cui entra una certa poesia, così è anche tolto dal lato poetico, perché io do perché lui mi ricambi. Questo è davvero desolante. Ma pensate il problema non a livello personale, ma a livello politico e a livello planetario. I paesi indebitati con noi, ai quali noi non sappiamo fare il dono, dopo averli sfruttati, aver depredato quei paesi delle loro risorse, ma poi su questo nulla anche le voci di giustizia nostrane tacciano, perché tutt'al più giustizia la vogliamo qui,
qui in Italia, ma una giustizia planetaria quanti la vogliono davvero? Diciamo la verità. Diciamo la verità. Perché la giustizia la vogliamo qui e allora vogliamo che ci sia, ma quando poi entra la dimensione politica in cui noi dovremmo semplicemente prendere atto che certi paesi dobbiamo condonargli il debito, dobbiamo aiutarli su quelle strade, se poi vogliamo che anche loro crescano con noi, se il nostro orizzonte è l'insieme dell'umanità, non locale. Perché quando si comincia a dire io qui e il dono qui, l'Italia, poi il luogo si restringe sempre fino al localismo che ormai conosciamo, soprattutto in Italia del Nord. Quello è un localismo che uccide la dimensione umana, uccide il cammino di umanizzazione. Ma noi ce lo chiediamo a livello politico. Sono mai state fatte proposte di condonare il debito? Noi non vogliamo questa invasione di stranieri da noi, questi immigrati. È certamente un flusso che andrebbe ordinato da una governance più intelligente di quella che abbiamo in Italia e in Europa. Però allora aiutiamoli nella loro terra, diamo loro anche quello che loro possono aspettare da noi per quel che noi prima abbiamo depredato. Aiutiamoli a fare un cammino che sia per loro di avvicinarsi sempre di più, perché invece così le cose fanno il cammino inverso. L'Africa 30 anni fa era più vicina nello sviluppo a noi, seppur sempre un paese povero, ma in questi 30 anni in realtà noi non solo respingiamo gli altri, ma nelle loro situazioni siamo incapaci di aiutarli, in un'impotenza, in un'afasia in cui non sappiamo dire, ma affermiamo con forza giustizia, uguaglianza, distribuzione, giustizia distributiva qui. Ma vale per tutta l'umanità, perché gli altri uomini, anche se lontani, valgono tanto come quelli che ci sono vicini. Petrini, dai vostri discorsi e dalle cose che scrivete torna sempre questo rapporto molto stretto fra cultura e cultura. Una tecnica di cultura vuol dire anche un'identità alimentare e culturale. E voi con Terra Madre raccogliete questi mondi sparsi, che poi significa migliaia e migliaia di uomini, di contadini, di pescatori, anche di nomadi, che propongono una tecnica di cultura e un'identità culturale diversa. Questi mondi rischiano di scomparire. Perché va difesa questa che possiamo definire biodiversità, in accezione ampia? Ma innanzitutto bisogna dire che non rischiano di scomparire, perché la determinazione crescente non solo di queste comunità, ma anche di cittadini che acquisiscono coscienza dell'importanza della diversità culturale, produttiva di queste nostre comunità, che sono di casa nostra ma sono di altri continenti, e sta diventando un elemento crescente di nuova politica. Un grande socio di Slow Food, che mi onoro di avere nella nostra associazione, si chiama Edgar Morin. Edgar Morin, grande intellettuale, dice, se mi guarda attorno, lui ha 91 anni, se mi guarda attorno e vedo in che stato è ridotto il nostro pianeta dal punto di vista ambientale, le difficoltà dell'economia, la politica, mi viene da dire che sto per uscire di scena e lascerò un mondo malmesso. E invece a 91 anni lui dice no. Perché? Perché esistono nel mondo migliaia, migliaia, migliaia di realtà che quasi come un fiume carsico sotterraneo stanno realizzando una pratica di vita quotidiana che è politica, che è culturale, che è spirituale, di una forza immensa.
Questo nel piccolo è la nostra rete di Terra Madre, che ormai è presente in 175 paesi, ma vorrei aggiungere altre esperienze, via campesina, realtà del mondo ambientale, realtà stupende del volontariato, che in ogni angolo del mondo, praticando agricoltura locale, biologica, con l'attenzione verso questo concetto del dono, che nessuno si dimentichi, era uno dei concetti fondativi della società contadina. Direi quasi di una reciprocità non da scambio paritario. Perché? Perché noi oggi abbiamo solo queste due formule di scambio. Lo scambio paritario, io do una cosa a te, tu mi dai lo stesso valore a me. Oppure quella che chiamano, che gli inglesi, gli americani chiamano la charity, no? Che è di una violenza incredibile. Perché nel momento io ti faccio la carità, io mi monco su una posizione superiore, ti aiuto, ti faccio la carità, te lo faccio pesare. Il dono è un'altra cosa, non so se sei d'accordo. Il dono è quel meccanismo che mette in moto la reciprocità. Perché è vero che ti faccio un dono. E la reciprocità può anche essere non paritaria, perché se io ho più soldi, tu mi dai quello che puoi, ma oppure lo dai a un altro e metti in moto un'economia che non c'è più nei concetti anche della politica. E spezzo una lancia perché questo tipo di riflessione, il primo a farlo in un modo intelligente, esaustivo, è stato il Papa Tedesco, che questo l'ha specificato bene nella sua ultima enciclica, questo valore della reciprocità come elemento di economia diversa. Così come, quando noi parliamo di società contadina, civiltà contadina, che è una civiltà che ha 12.000 anni, noi dobbiamo rimetterci a guardare con attenzione quella che era l'economia della sussistenza. Per tutta la società contadina, l'economia che ha retto per 10.000 anni è stata l'economia della sussistenza. Seminavo, producevo, davo da mangiare alla famiglia, guadagnavo qualcosa e continuavo a vivere. Non è che io abbia, nostalgia di un tempo antico, no, eccetera. Però attenzione, forse abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca. Perché? Perché l'idea nuova di economia, che è un'economia di tipo capitalistico, di tipo che si basa sull'accumulazione, va bene, è quella che ha distrutto la nostra agricoltura, per esempio. Gli hanno detto, tu non sei contadino, tu sei imprenditore agricolo, tu non devi, questa economia della sussistenza miserevole, guarda in che stato sei. Tu devi accumulare, accumuli, poi investi, poi cresci, poi investi, e così la nostra agricoltura è a carte 48. Carte 48, un disastro! Bisognerebbe cominciare a pensare a un nuovo concetto di sussistenza, per esempio quella che Enzo chiamava la morigeratezza può anche essere l'economia della sussistenza del XXI secolo. Può avere il diritto allo studio, di mandare i figli all'università, di fare le ferie, non è necessariamente accumulazione, certo. È una sussistenza per stare felici. Non siamo nati per accumulare denaro, siamo nati per vivere serenamente con le persone che amiamo e con la nostra comunità. Ma questo è un nuovo paradigma, il nuovo paradigma della reciprocità e di un nuovo concetto di sussistenza non sta nelle corde di chi misura tutto nel prodotto interno lordo, di chi misura tutto nella crescita per la crescita, senza pensare che noi non siamo nati per la crescita, noi siamo nati per vivere questi 4 anni in armonia con noi, in armonia con la natura. Eppure se dici questo, sei fuori dal mondo, sei uno che non ha i piedi per terra, mentre invece loro i piedi per terra ce l'hanno, guardate come ci hanno ridotti dal punto di vista dell'economia, guardate in che stato siamo. Allora,
reciprocità è importante e nella società contadina c'era. Io non è che voglio faccio l'apologia di quelle società, ma per esempio si andava a raccogliere il grano anche per i vicini di casa, e quando qualcuno era malato i vicini si facevano carico, se non c'era la donna in casa, di sostenere tutto. Era un concetto di reciprocità che aveva dei suoi valori, ecco. Ecco, io penso che non necessariamente bisogna avere nostalgia di quel tempo, ma senza dubbio le buone pratiche è un errore abbandonarle. Cosa ci insegna Terra Madre e cosa dice Morin? Morin dice: questa umanità è enorme, e lui dice: questo fiume carsico un giorno uscirà, statene pur certi. E poi dice una cosa bellissima: tutto deve ricominciare e tutto è già ricominciato. E lo dico anche in questa Italia magonosa, sofferente, e lo dico anche ai giovani: siate, volitivi, siate determinati, siate caparbi nell'impegnarsi in questo momento difficilissimo, perché tutto deve ricominciare e tutto è già ricominciato. Queste buone pratiche ci sono già nella nostra società. Pensiamo che cos'è in Italia il volontariato, e chi misura il valore del volontariato come PIL? Chi va a contare cosa conta questo tipo di mobilitazione, che serve al nostro sistema sanitario molto di più che tanti investimenti per i grandi baroni della medicina? C'è una moltitudine di persone che spende il suo tempo, che spende la sua disponibilità. Questa è l'economia che noi dobbiamo incominciare ad apprezzare, e questo io penso che ragione Morin. Esiste, c'è, basta intercettarlo, e un giorno o l'altro la politica ci arriverà, perché è più slow la politica, è molto slow nel capire queste cose qui, ma arriveranno anche loro. Sentendovi parlare, voi condividete un patrimonio di valori, una stessa visione del mondo, che io mi permetto di ricondurre alle vostre comuni radici contadine. Il fatto di essere nati in una terra di vigneti, mi sembra che lei, Enzo Bianchi, abbia indicato la vigna come modello di postura, che in certi tratti può avere un andamento più affannato, più tormentato, nodoso, però poi rimane dritto, è un modello, è così, cioè il radicamento contadino in quelle zone, in quelle terre, vi ha segnato anche nel percorso successivo? Beh, io confesso che il mio paese era contadino, tutti contadini, ma la mia famiglia non era contadina, perché la storia di mia, da parte materna, mia nonna era una cuoca francese che è venuta a sposarsi in Monferrato. E adesso ho capito. Mio nonno ha contato molto. Mio nonno era panettiere. Mio padre era stagnino. Si disse poi, a partire dagli anni 60, nobilitandolo idraulico, ma stagnava le pentole di rame, certo. Questo era il suo mestiere. Però devo dire che certamente quella terra, il Monferrato, mi ha molto aiutato. Non so solo se era contadino, credo anche che certamente in me è servito molto il fatto di un'educazione accanto a quella cattolica, ma un'educazione molto laica, in cui i comandamenti erano laici. E la postura, ad esempio, di stare dritto, di essere franchi, di avere il coraggio di dire quel che si pensa ad ogni costo, è una postura che io ho ricevuto da mio padre, non contadino e non cristiano,
ma è vero che per tutto il Monferrato la postura, si dice addirittura in dialetto, che postura clasomi, che postura a quell'uomo, ed è fa parte addirittura, pensate, ve lo dico perché mi ha colpito che mi si ricordi la postura, perché fa parte addirittura di una canzonetta monferrina che Papa Francesco trascrive in un suo libro in monferrino, in cui si dice che i monferrini stanno dritti, vanno avanti, guardano in faccia nessuno, quel che devono dire lo dicono, e a volte anche facendo arrabbiare gli altri, diciamo la parola più giusta. È vero, c'è questo. Devo anche dire però che è stata soprattutto l'attenzione. Quando io ho vinto, allora bisognava, voi sapete, l'esame d'ammissione per la prima media, non era possibile andare come si va adesso. Ebbene, mi dissero, visto che hai vinto, cosa vuoi? Io avevo 11 anni. E gli ho detto, papà, che tu mi affitti un orto. E tutti ricordano che mi ha affittato un orto in paese, non so bene cosa pagava, ma io ho iniziato, ho sentito il bisogno dell'orto, 11 anni, e ancora adesso ho un orto vicino al mio eremo dove vivo, ancora un orto, e c'ho un'insalata in sti giorni, che è straordinaria, ve l'assicuro. Vi posso anche dire che un'insalata che ho trovato dai monaci trappisti in Canada, dove per tanto freddo e quantità di neve in questo monastero, l'insalata non dura. Ebbene, io ho l'insalata tutto l'inverno, anche con 40 centimetri di neve. È bastato mettere non una serra, attenzione, che io le serre per quel che consumo io non c'è bisogno. È bastato mettere semplicemente del plexiglass duro. La neve passa attorno, c'è il vuoto, lei si conserva e io fino a marzo mangio la mia insalata. Questo, ma è un... questo posso testimoniarlo non io. Non può testimoniare, non sono lui favole. Lui ha uno degli orti dove c'è la più grande biodiversità in sì, orticoltura sì, del mondo, per un semplice fatto, che l'ha detto adesso. Lui gira in questi conventi, va bene, maschili e femminili, e come non lo so, e mi interesso di verdure e di frutta, e allora ci sono le monache, dove quelle monache che facevano una cosa, un prodotto unico, in Siria. Vada, questi qui gli fa a questi religiosi, gli fa gli esercizi spirituali. E poi dopo comincia a dire, ma quell'albicocca lì, e allora dico, ma questa viene dall'Armenia, eccetera, eccetera, e allora lui prende l'albicocca dell'Armenia, poi torna e la pianta, l'insalata, dalla... e una volta mi ha raccontato che è andato da queste monache di clausura, gli ha chiesto qualcosa, e la madre dice, no, guardi, questo è un segreto che non possiamo darle, perché è da 500 anni il monastero è qui e là, e lui ha detto niente, è partito. Passa un anno, lo richiama per gli esercizi spirituali, e dice, no madre, lei non mi ha dato la ricetta, quindi io non le faccio. È verissimo. Lei conferma. È verissimo. Per dire della gratuità, ecco. Però vi confesso che dopo avermi dato la ricetta e avermi fatto scrivere che non l'avrei mai venduta, perché io volevo solo fare una cosa per me, la comunità e gli amici, non da vendere, infatti non è in vendita questa cosa. Altra questione. Non diciamo che cos'è, non è in vendita. Ebbene, una volta che gli ho mandato la bottiglia, mi è arrivato con carta intestata, lei può fare questo perché è molto meglio del nostro, quindi che volete. In ogni caso, al di là di queste amenità, che comunque dicono una verità mia e come sono effettivamente attaccato a queste cose, io devo dire che ho sempre percepito il legame tra cultura
e permettete un'altra parola, vi suonerà strana, ma non ci avete mai pensato, è culto. Culto, culto. Cultura culto. E coltura hanno la stessa radice, lo stesso termine latino. Perché io sono convinto di una cosa, che Dio ha creato il mondo, la natura, ma siamo noi uomini che abbiamo creato le piante e gli animali. Mi permetto di dire che siamo noi, perché quel che noi mangiamo non è frutto della natura tale quale. Pensate alla vite come doveva essere prima che abbiamo cominciato nella mezzaluna fertile verso l'Armenia ad allevarla, come si diceva da noi in dialetto, fino ad arrivare poi al vino o a quelle viti che io tutte le volte, se vado a Lampedusa e vedo le viti in quelle buche vulcaniche dove non c'è se non il vento, eppure fanno dei grappoli a terra incavati, o guardo quelle che magari nel nostro biellese devono stare un po' in alto perché c'è già il freddo e le brume, e se fossero basse fanno la muffa e i grappoli, ecco, io mi incanto. Ma cultura, noi abbiamo imparato noi uomini a parlare a tavola, abbiamo imparato la cultura quando abbiamo potuto coltivare. Noi uomini abbiamo scelto, questo è tipico nostro, gli animali mangiano ciò che gli offre la natura, noi uomini no, abbiamo sentito il bisogno a un certo punto. Non solo, vabbè, inutile cotto crudo che io vi evochi eventualmente Foucault, ma è molto di più, è veramente la possibilità che il cibo diventa un tramite tra me e gli altri. Quando si invita qualcuno, perché alla fin fine il cibo diventa il tramite? Ma non solo perché attorno alla tavola si parla e si mangia, e si, quando si mangia non si parla, si ascolta l'altro, è finito il boccone, si può parlare e far ascoltare l'altro, ma perché poi noi ci ritroviamo in una cultura attorno a quel cibo. E io penso l'esercizio che si dovrebbe fare, come ho sempre fatto io, quando andando in altre terre, io non mi permetto di andare a un ristorante italiano quando sono eventualmente, non lo so, in Thailandia o un'altra parte. Giusto. Per me è pura follia. Se questi mi accolgono, beh, sarò attento e non pensate che vada al primo posto che trovo. No, però questo... voglio conoscere la loro cucina, perché attraverso la loro cucina conosco la loro cultura, conosco loro. C'è un legame profondo tra ciò che noi scegliamo di mangiare e la nostra cultura. Di conseguenza ci vuole un esercizio, un'apertura, e credo che è straordinario poter davvero vedere come per gli uomini anche il mangiare, questo atto animale per eccellenza, può diventare l'atto più umanizzante nei rapporti e nel rapporto tra me e la terra. Ripeto, Dio ha creato la natura, ma noi abbiamo creato la poularda, la Bressan o il gallo di Livorno. Siamo noi che abbiamo creato queste cose. E un'insalata e una melanzana, queste non c'erano. E allora tutto questo ci deve dire come è davvero da pigliarsi sul serio il rapporto, e come la cultura è cultura, e come la cultura non può fare a meno davvero di questo rapporto con cui si coltiva la terra. Pensate una frase che vi dico, ve la do, non precisissima perché ve la ripeto, ma che mi ha sempre colpito. XI secolo, un monaco, Alano di Lilla, che nessuno conosce, ma il quale scrive all'interno di una sua opera, fa parlare la terra. La terra. E la terra che parla agli uomini e dice: ma perché mi estenuate così tanto, facendomi dare frutti a voi più di quanti ne do? Perché solcate più volte all'anno il mio terreno con l'aratro? Perché non avete mai abbastanza che vi dia?
Mi fate diventare vecchia e mi fate diventare sterile senza darmi la possibilità di essere ancora per voi una volta feconda. O uomo, quando finirai di stancarti, arriverai a stancarti per come mi spremi e vuoi che io ti dia tutto? Undicesimo secolo. Uomo, quell'alano di lilla che non a caso coltivava l'orto nel gran giardino del monastero benedettino. No, io, prego, sì, vorrei darti la... sì, prego. No, da un lato voglio confermare in pieno questa sintonia che tu dici di richiamo alla nostra terra, e quasi che fosse un luogo. Io penso che in realtà non è solo questa terra e questo legame, è anche proprio una formazione, come dire, culturale, spirituale. Per esempio, anch'io sono nato nelle Langhe, ma avevo questa particolarità che sono figlio di una madre che era figlia di agricoltori, quindi ortolani, orgogliosamente cattolici, belli, belli tosti. Mia madre ha votato monarchia, come si faceva da quelle parti là, in provincia di Cuneo, e poi dopo, per tanto tempo, è stata elettrice democristiana. Dopodiché, come gli innesti, anche noi siamo frutti di innesti, da parte di padre era una famiglia di ferrovieri comunisti. Quindi io sono cresciuto in questa dialettica, ecco, dentro le Langhe, ma con questa dialettica. Per dire che cosa? Per dire che non esistono terre migliori che danno personaggi particolari, perché se io penso alla generosità di questa terra dove siamo qui oggi e alla straordinaria civiltà contadina di questa terra, alla straordinaria umanità di queste popolazioni che tanto hanno dato, per esempio, alla resistenza, alla solidarietà, e allora penso proprio che non è una questione di provenienza, è una questione di formazione, di sensibilità su queste tematiche. Per ultimo voglio dire che io sono testimone che lui fa da mangiare bene e si mangia bene a casa sua. Io quando mi invita non perdo occasione di andarci. Reciprocamente invito anche lui non viene mai, ma va bene così. E per l'occasione fa i migliori agnolotti del Piemonte, sto signore qua. Dopodiché vai lì, mangi sti agnolotti, mangi benissimo, e tutto il dialogo, eccetera, e parliamo, poi basta, fa le bottiglie buone, e dopo le bottiglie buone c'è anche tutti. E dall'altra parte ci sono le sue consorelle, i suoi confratelli, in silenzio, che mangiano dei buonissimi minestroni. Allora una volta gli dico, ma senti Enzo, questa cosa qui mi sembra non democratica, insomma. Noi siamo qui che mangiamo a quattro palmenti, buonissimo, sobri al massimo, ma però insomma quando mi alzo di lì è sempre un piacere, ecco. E di là questi... E lui dice, no, guarda, è la regola benedettina. Spiegami sta regola benedettina. E lui mi dice, la regola benedettina, il priore se arriva, forse non la recito bene, ecco, se arriva degli ospiti deve trattarli come se arrivasse Gesù Cristo, quindi deve trattarli benissimo. E dico, interessante sta regola benedettina. E lui mi dice, ma guarda, leggila sta regola benedettina. Dico questo perché tra le righe voglio dire che quella regola lì
in quella regola lì c'è tanta politica, Ma non c'è, c'è tanta economia, c'è tanta saggezza. Allora lui mi dice, prendi, mi dà la regola benedettina, e io torno a casa e leggo questa regola benedettina, la quale dice che tu per consolidare la tua personalità devi fare una scala di virtù una per una. Comincio, adesso non so più, e ci sono i gradini. Primo gradino, l'umiltà, io già ne pratico poca di umiltà, però insomma, e più andavo su con questi gradini, era tormento, castità, e poi dopo tutto, sono arrivato al quarto, quinto gradino, ho chiuso, dico, la regola benedettina non fa per me. Passa un po' di tempo, e ci sentiamo, e mi dice, l'hai letta questa regola benedettina? Sì, l'ho letta, però sono arrivato fino al quarto, quinto gradino. Hai fatto malissimo, dovevo arrivare al decimo, ma al decimo mi stramazzavo se arrivavo al decimo, no? Poi me la sono poi andata a leggere, al decimo, quando arriva dopo questo grande processo formativo, la sintesi è, se tu sei onesto con te stesso e con gli altri, puoi anche fare a meno degli altri gradini. Benissimo! Io vi ringrazio. E io la trovo geniale. Consiglierei a Matteo Renzi che si legga bene questa regola. Sesto secolo avanti Cristo, lì dentro c'è scritto tanto dei c'è nostri tutto. Tormenti. C'è io, già tutto. Io vi ringrazio tantissimo. Ringraziamo Petrini, ringraziamo Enzo Bianchi.